cado in area di È un match, quello del trionfo, senza storia, dominio assoluto, il Pescara travolge il Pisa e deroga, o meglio, buonsenso permettendo, torna nel campionato Primavera 1 con una giornata d'anticipo, l'ennesima brillante prestazione dei ragazzi di Gigi Iervese. Al poggio, cammino da urlo, 11 vittorie in altrettante sfide, roba da Guinness dei primati, 4-2-4 squadra a trazione anteriore in linea con il credo del suo tecnico, esterni Mercato e Chiarella, punte centrali Blanut e Belloni. L'11 biancazzurro da subito in costante proiezione offensiva. Dopo due minuti, corner di Tringali, testa di Chiarella, gran riflesso di Falsettini. Il portiere del Pisa, protagonista anche su Belloni, ispirato dall'incontenibile Chiarella, soprattutto su Longobardi. Un autentico monologo. Al 21esimo Belloni fa le prove generali del gol che arriva al minuto 32. Merito di Mercato, spunto ed assist per l'argentino che di testa fa centro. Gol numero 13 in campionato per il classe 2001. I ragazzi di Iervese insistono, gol annullato per fuorigioco a Blanuta che timbra il cartellino al 34esimo, splendida torsione di testa su cross di Mancini, 2-0 Pescara, poco prima del raddoppio anche una traversa colpita da Chiarella. Superiorità schiacciante in avvio di ripresa, la prima sostituzione, fuori per infortunio Blanuta, al suo posto Sec. I ritmi si abbassano, zero rischi al terzo spunto di Belloni che arma il mancino, solo esterno, a 15 dal termine, a solo di Chiarella, fermato dall'ottimo intervento di Falsettini. Passano tre minuti, devastante in campo aperto Sec, freddissimo, faccia a faccia con l'estremo pisano, 3-0 Pescara, biancazzurri promossi, Iervese corona così il suo sogno da pescarese doc, la dedica commovente al papà, grande tifoso del Delfino, prematuramente scomparso. Brividi, emozioni, una cavalcata trionfale, un lavoro che parte da lontano, e qui la festa, chapeau! Qualcuno a cui magari vuoi dedicare questa vittoria? Sì, questo lo volevo dire, ho aspettato l'ultimo secondo, voglio dedicare questa vittoria a mio padre, perché ecco, il sogno di allenare la Primavera viene da lui era un grandissimo tifoso del Pescara e da piccolo prima si passava a vedere la Primavera del Pescara alle 11 e poi si andava allo stadio per vedere la prima squadra, quindi io penso che se fosse qui in questo momento sarebbe orgoglioso. Però sono certo che lui ha visto tutto, quindi gli dedico questa vittoria perché veramente per me è stata una persona importantissima, quindi era un obiettivo che volevo raggiungere proprio anche per questa cosa, perché una cosa che c'avevo dentro e mi ha dato una carica pazzesca. Erano anni che dovevo allenare la Primavera, ci sono riuscito, ho aspettato, ce l'avevo proprio come obiettivo e adesso vincere è veramente molto bello.